Amici da Tactical Raiders, bentornati all'Isola del Tiro. Oggi siamo alla linea dei 100 metri per provare questo bellissimo esemplare di Beretta AR7090. Però come sempre, prima di iniziare, voglio rilanciarvi l'invito a seguirci sui nostri social, mettere like alla pagina Facebook, iscrivervi al canale YouTube, che anche se ultimamente ci sta penalizzando, almeno cresciamo un po' di numero, e soprattutto di seguirci su Instagram, perché oltre a mettere gli avvisi per le nostre nuove uscite, come facciamo anche su Facebook d'altra parte, su Instagram troverete dei contenuti diversi, più personali, un po' particolari, le nostre Girls with Guns, contenuti interattivi, ecc. Beretta 7090, fucile originariamente che nasce a fuoco selettivo, camerato per il 5.56-223, prodotto dalla nostra italianissima Beretta. Reso irreversibilmente a fuoco semiautomatico al momento ovviamente dell'immissione nel mercato civile, e che quindi fa di lui una bellissima e pesantissima carabina semiautomatica camerata per il 223. Ora, trattasi chiaramente di ex ordinanza, questo era un ex CC, quando è arrivato nelle mie mani era in condizioni immacolate. Non vi faccio il solito discorso bla bla bla, perché ci sono dei canali che lo hanno trattato in maniera molto approfondita dal punto di vista storico e tecnologico. Vi dico che questo è un ex CC, è arrivato nelle mie mani in condizioni immacolate. Questo ci tengo particolarmente, non perché io abbia fatto la naia, e non l'ho fatta, era già stata abolita quando arrivò il mio momento, ma perché questo è il regalo di matrimonio che i miei genitori hanno fatto a me e Nina, quindi ci tengo particolarmente. XCC è stato in dotazione alle forze armate italiane dall'inizio degli anni 90 fino a mica neanche tanto tempo fa. Progettualmente parlando, vi dico solo che nasce dalla joint venture di Beretta con Sigsauer, quindi è molto imparentato, molti punti in comune con il progetto 550 di Sigsauer, qualche forma anche esterna lo ricorda anche, e vi dirò che forse inaspettatamente per qualcuno è imparentato anche con il progetto AK. Entrambi sono mossi da un pistone a corsa lunga, con la differenza che quello della R70 è sdoppiabile, è smontabile, e di un otturatore a testina rotante a due alette di tenuta. Non vi dirò altro. Ora arriviamo alla lettura dell'arma. Vi dico che esteticamente a me piace un sacco, veramente, lo trovo di una linea aggressiva e particolare. In un mondo di AR è bello anche essere un Beretta 7090. Quindi esteticamente a me piace un sacco. Imbracciandolo è un macigno. Vi dico che rispetto a tanti altri concorrenti del suo stesso calibro della NATO, questo secondo me, almeno di quelli che ho maneggiato io, questo è un macigno. Dicevo, non ho fatto il militare, e veramente mi dispiace per chi si è dovuto tenere attaccato al collo per ore e ore, o portato a braccio in postacci per ore e ore e ore. Posso capire alcuni che dicono quanto sia più comodo il nuovo RX. Comunque, estetica e peso, ve l'ho detto. Molto spigoloso, molto netto nel design. Vi dicevo, le finiture erano al top. Io ci ho sparato sicuramente più io di chi ce l'aveva in dotazione. Partendo dalla volata, troviamo il classico spegnifiamma, aperture a mandorla a 360 gradi, percorrendo la canna, che è il sopracanna, perché adesso è un sopracanna che è smontabile per andare a cedere, a smontare tutto il resto, comunque si parte da qua. Troviamo il blocchetto che comprende il mirino regolabile con la chiavetta, la presa del gas, il comando per chiudere il gas per tirare la granata, il rubinetto in condizioni normali o in condizioni critiche in caso di sporcizia o condizioni avverse meteorologiche, insomma dà un po' più di sprint al pistone per il funzionamento. Poi troviamo il bipiede, bello in polimero, bello fisso, permette la rotazione comunque sia anche abbastanza di spostamenti. Il bipiede che è rimovibile con questo sistema a pinza, praticamente va a ganasciare la canna. Da davanti troviamo il landguard, praticamente il bipiede si piega e si va a inserire in questi piccoli spazi, quindi fa un pezzo unico, handguard in materiale polimerico, bello 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 massiccio, bello tosto. Il castello, quindi c'è un castellone tutto spigolosone, e
bello massiccio, anche qui finitura in nero semilucido. Troviamo i comandi, troviamo il comando di sgancio del caricatore dal lato destro e un rinvio al lato sinistro. Comando dell'hold open. Il meccanismo è veramente tosto, la molla bella dura, e quando sbatte il ferro su ferro fa quasi fischiare le orecchie. Il selettore in posizione sicura, ovviamente strano circolare anche qua, un po' fuori dagli schemi rispetto agli altri suoi concorrenti. Sicura, semiautomatico, basta, si ferma qui. Comunque aveva una raffica controllata da 3 e raffica libera. Poi il maniglione che è rimovibile tramite un pulsante di sgancio qui sopra che vedrete nel dettaglio. È possibile montarci la slitta RIS, io ce l'ho da qualche parte, l'ho usata a Lodrino l'ultima volta, su cui ho montato un'ottichetta un po' del cavolo, però comunque ha fatto il suo sporco lavoro. E la cosa bella è che ho notato che comunque viene via tutto, ottica e slitta. Quindi probabilmente io magari adesso l'ho riportato alle condizioni originali per farvelo vedere. Andando a rimettere sull'ottica, comunque ha delle regolazioni con dei grani che ne regolano la stabilità così, il suo proprietario precedente, della slitta, non di questo, questo è sempre stato mio. L'ha messo nel frenafiletti, io così l'ho tenuta, così va. Quindi probabilmente tolgo il maniglione, metto la slitta con l'ottica, molto probabilmente, secondo me, è ancora regolata. Sopra il maniglione, che comunque è bello fisso, ha anche una linea bella, secondo me va a finire l'estetica dell'arma. Troviamo altre ulteriori tacche di mira con un chilometro di aria fra una all'altro. Mi ha detto un ex militare che è la tacca da battaglia. Questo prendetelo con le pinze, per me può essere la verità. Tacca di mira posteriore flip up con regolazione a 250 metri e a 400. Quelli 400 ha una lineetta per andare a stabilire l'orizzonte. Grip molto semplice. Plastica con questa alettatura, somiglia parecchio a quella del Six Hour. Il ponticello è possibile sganciarlo e andare ad incastrarlo praticamente sull'impugnatura per il tiro invernale con guanti particolarmente ingombranti, insomma si apre totalmente. Bella la calzatura fissa della lunghezza giusta, anche qua un polimero bello bello tosto e il tappo in gomma dietro, bella dura. Gancio per la cinghia, ho anche nel kit che non mi è stato venduto. C'era anche la cinghia originale, aggancio qua e dietro così a fettucce qua ad anello, e la sua baionetta. Cos'altro devo dire? Dicevo, l'azione è bella tosta. Andiamo ad analizzare lo scatto. Lo scatto è particolare, ve lo dico subito. L'ho fatto provare a un mio amico e collega poco fa che non aveva mai provato il Beretta 70-90, anche lui fra quelli che la naia non l'ha fatta. Ha tirato e fa, minchia! Perché? Perché lo scatto, dicevo, è particolare, è duro, è molto duro, ha un precorsa molto elastico, ma è molto duro. Arriva a un punto designato e sgancia. È uno scatto duro, è uno scatto difficile. È capitato di non averlo usato per parecchio tempo, averlo ripreso in mano dopo una vita che usavo AK, R, roba così, e farmi schifo da solo. Per la performance, perché comunque è uno scatto che ha bisogno di training, ha bisogno di abitudini, se ci si vuole esprimere una buona performance. Il reset, anche qui siamo nel campo dello strano, perché appena ho scarrellato ho cominciato a sentire il grilletto che mi spingeva là sotto il dito. La precorsa è corta, molto elastica, molto, ed è il reset è cortissimo, però la cosa che fa impressione, vi dicevo, è quanto spinge il reset. Probabilmente è il reset con più spinta che io abbia mai sentito da quando abbiamo iniziato la nostra carriera di provatori dilettanti di armi da fuoco. Dopo sono curioso di provarlo con Mister Dito Veloce. Cos'altro devo dire? Visto che avevamo un po' più di tempo del solito, oggi ci siamo divertiti e disponibilità di munizioni, ci siamo divertiti a giocare un attimino prima delle prove. L'abbiamo provato con le 55 grani, abbiamo provato con le 62 grani. Questo ha una rigatura della canna 1.7, ho letto che dovrebbe essere ottimizzato per palle pesanti. 62, 69, dice qualcuno. L'abbiamo provato, vi dicevo, a 100 metri inginocchiato su questo sacchetto di sabbia con le 55, le 62 e le 69 della Fiocchi, una munizione abbastanza da riccastri.
vedrete nel dettaglio che monteremo nel video, non è che ci sia stata tutta questa differenza a 100 metri. Probabilmente la differenza si vedrà sulla lunga distanza. Comunque sia, per il test ho scelto di usare le 62 grani, la via di mezzo. I colpi di prova non sono andati male. La rosata è stata abbastanza stretta, più o meno concentrata verso ore 2. Adesso valuto al momento se correggio un attimino. Oggi è una giornata torrida, stiamo sfiorando i 40 gradi. E dalla sabbia, dalle varie piastre di ferro che si interpongono tra me e il bersaglio, c'è un notevole miraggio, quindi anche lì il bersaglio è un po' non troppo nitido. Vediamo se riesco a conservare l'andamento. Ora, sensazioni di sparo. Rinculo e rilevamento molto governabili. D'altronde, come vi dicevo, pesa come un bue, quindi ha voglia a muoverlo. Cioè, prima che si muova lui e poi che muova me, ce ne vuole un po'. La linea, i mirini ci stanno dentro, nel senso, anche se praticamente la mira avviene a questo, dentro questo tunnel del maniglione, non va a chiudere particolarmente. Ripeto, oggi c'è miraggio là. Sono 40 gradi, già sparando comunque si vede un pochino già di miraggetto anche durante la linea di mira, però niente di che, bella istintiva, mi piace la diottra, comunque resta ben visibile, non è proprio fantasma, è una bella linea di mira secondo me. Lo scatto ragazzi, lo scatto è duro, bisogna farci l'abitudine perché si tira, si tira, si tira, si tira, finché non si è capito il momento esatto in cui sgancia, bisogna tenere gli occhi incollatissimi sui mirini e sul bersaglio. Perché comunque è veramente un attimo, perché è veramente duro. Io ero qua bello piazzato, messo così, però ecco, è veramente duro. Uno scatto particolare, uno degli scatti più particolari, sportivamente parlando, che io abbia mai incontrato. Al di là dei vari R con scatti militari in due tempi e cazzi e mazzi, questo è uno scatto non facilissimo, secondo me. Training, training, training. Cos'altro devo dire? Niente, vediamo dove sono andato. Ho corretto un attimino, sono andato a sentimento, ho mirato più o meno qua per quello che si possa vedere a 100 metri una giornata come oggi e le mire metalliche, però non è male. Ok, un po' alta, però molto ben allineata, ampiezza della rosata, riconducibile al 9 e 10, quindi non è male, sono soddisfatto. Sto annotando prima una cosa che a noi a Cappari scalda il cuore. La botta diagonale a metà bossolo, tipica di quell'altro là, col pistone a corsa lunga che vi stavano dicendo prima. Bene, adesso chiudo questi fori. E 5. Vale. Mando il bersaglio a 50 metri, altri 5 colpi, stavolta sparo un'imbracciata e vediamo. Ora, come vi dicevo, un'imbracciata è un bue. L'imbracciata è bello pesantino, però è bilanciato, cioè non ha squilibri davanti e dietro, è proprio una bella putrella di acciaio e polimero italico. Ripeto, sto usando le 62 grani per la prova, quindi la via di mezzo fra quelle che abbiamo provato prima in allegato.
al di là del farsi il muscoletto specifico per tenerlo dritto nel momento in cui si spara, vi dicevo, già a 50 metri ancora adesso il palo è appena appena più stretto del cerchio nero. Comunque, dicevo, un po' di nervetto per tenerlo fermo. Lo scatto rientra probabilmente in maniera principesca tra gli scatti che non premiano l'indugio. Quindi, tam, tam, adesso magari ho fatto una boiata pazzesca. Però comunque ho provato a ragionarmelo meno e a tirare un po' di più. Forse mi sto riabituando, forse ho fatto una porcata, però mi è sembrato di riuscire a gestirlo meglio. Andare e tac, senza ragionarmela troppo. Sensazione di spano che qua è governabilissimo. È pesante, quindi non rincula, sono in canottiera, non ci sono scuse. Non rincula e non rileva. La linea di mira, dicevo, si passa attraverso il tunnel del maniglione, però non dà sensazione di oppressione o di chiudere. Resta comunque un buono spazio, magari priva un po' la visuale del campo, però comunque la linea di mira è pulita. Ah, anche sulla 200 c'è la lineetta, prima poteva essere frainteso, anche sulla 200 c'è la lineetta dell'orizzonte. Devo dire che mi sono stupito di me stesso, uno qua nell'otto. E cazzo, sono quattro colpi intanto così. Giuro, giuro, non pensavo. Quindi sì, la scienza è dalla nostra dicendo che è uno scatto che non premia l'indugio. Andare a sicuri, e per andare sicuri ci vuole training, training, training. Comunque, prendendo l'ampiezza massima della rosata, che è questa, è appena fuori dal cerchio della delizia. Quindi abbondantemente dentro il cerchio della decenza, ricordiamo i nostri parametri, cerchio della decenza, cerchio della delizia, cerchio della primizia. Quindi siamo appena appena fuori come ampiezza dal cerchio della delizia. Vabbè, mi ritengo super soddisfatto. Adesso è arrivato il momento, anche per il nostro berrettone nazionale, di far secco qualche zombino. Zombino partirà da una distanza di 25 metri e avanzerà verso di me, solito ora di pranzo, anche lui ha fame, e che il pranzo dovrei essere io. L'unico bersaglio valido per abbattere la minaccia è il quadrato verde della testa, cercherò di sparargli dentro un pochino più allegro di quello che ho fatto nel test di imbracciata e vediamo. Tirati la selvaggia, 1, 2, 3 a segno, 2 nel bel cerchio, 1 sulla riga e 1 qua fuori. Questo vi dirò anche, mi sono accorto di averlo strappato. Ho provato ancora andare ancora più sicuro rispetto all'imbracciata, di indugiare ancora meno. La distanza è la metà, come vedete un po' si è aperta. Training, 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 training. Adesso cambio cartucce perché le 62 le ho finite, metto 10 colpi nel caricatore. E vado di mista dito veloce perché voglio provare quel reset bestiale che vi dicevo prima. Manderò il bersaglio circa 10 metri, simulando uno stage di tiro dinamico, mirerò al box interno e il tolto ti tirerò a doppietta, triplette o fondo al gas, come mi giro. Sì, stabile naturalmente, vi ripeto, è un bue, difficile muoverlo con un 223. Sì, il reset spinge di brutto, però riportarlo allo scatto comunque ha bisogno ancora della stessa forza. Quindi sì, va a resettare il meccanismo, ma anche qua dovrei fare un pochino di sollevamento pesi col ditino, perché contrariamente magari ad altri scatti che hanno meno spinta di reset, ma hanno un carico di scatto nettamente inferiore, si riesce con quelli a fare qualcosa in più di velocità. Con questo, ripeto, spinge forte il riaggancio, però è duro anche farlo sganciare. E facendo così veloce, ovviamente, si va a creare magari un effetto giostra di noi che tiriamo come degli animali il grilletto per cercare di fare un lavoretto veloce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sono tutti qua. A parte questo, c'è la tendenza a essere basso, probabilmente anche un po' per quel fatto che dicevo io, cioè tirare forte magari tende un attimino ad abbassare la linea della
di mira della bestia. Va bene, basta. Oggi sono meno triste del solito perché comunque viene a casa con me. Beretta R70-90. Primo lotto. Il primo lotto che è uscito per mercato civile. Ex CC di Roma, se non sbaglio. Pacchetto, l'ho compreso di baionetta, cinghia, il suo cosino di pulizia ancora sottovuoto e in condizioni eccellenti. Ne ho visti altri successivi che erano non conciati troppo bene, mi hanno detto che erano di fanteria, avevano i numeri incisi con la penna elettrica sul carcere, erano un po' spellati, insomma, usati dalla fanteria, non probabilmente messi lì in una caserma dei CC e usati molto saltuariamente, penso, per fare dei tiri. Poi ne sono arrivati altri ancora in queste condizioni, quindi non so adesso come sia la situazione. Sono contento di questo regalone e anche che sia in condizioni perfette. Quindi se qualcuno lo vuole lo cerca, gli auguro di trovarne uno come questo qua. L'avete visto nel video di Lodrino, ci abbiamo tirato con quell'otticchetta cinese in 6x, se non sbaglio, ci abbiamo tirato anche a 300-400 metri ai gong con risultati piacevoli. Ripeto, ricordatevi lo scatto, veramente ero più abituato di adesso, però comunque risultati piacevoli, sicuramente divertenti. Ai tempi i miei genitori l'hanno pagato intorno ai 1100 euro, e ripeto, è stato un regalo di nozze per me e Nina, che anche lei lo adora. Secondo me ci sta perché è un bel attrezzo. Ripeto, in un mondo di R15 è bello essere un R70-90 ogni tanto. È classificato demilitarizzato sportivo, naturalmente, con quello che ne consegue. Cos'altro devo dirvi? Niente, anche per oggi ho finito. Vi diamo appuntamento a venerdì prossimo alle 18. Ringrazio l'Isola del Tiro per gli spazi che ci concede, il mio staff per i presi montaggi video, i miei colleghi che siamo qua a farci quattro risate con noi, a farci compagnia. E anche per oggi ci si saluta. Ciao!